Buongiorno Marco e bentornato sul Music Italia, ciao! Buongiorno. Beh, innanzitutto ci fa davvero piacere ritrovarti, anche perché appunto c'è questo nuovo lavoro, Bagagli Leggeri, un lavoro estremamente particolare che io posso riassumere semplicemente con la parola libertà. Ho trovato questo disco davvero molto libero, sei d'accordo? Sono d'accordo, perché proprio hai beccato l'epicentro, nel senso che la libertà e la leggerezza sono alla base di questo disco. Non leggerezza in quanto immaturità, ma no, leggerezza nel senso proprio di libertà, che è una cosa molto importante, oggi sempre più difficile da trovare. Soprattutto incastrare la libertà a una vita, comunque alla vita in generale che la società oggi ci impone, no? Quindi una vita a volte pesante, difficile, che ci rende sempre meno liberi. In effetti sì, anche perché comunque credo che il filo conduttore, dicevamo, la libertà, la volontà di non prendersi sul serio, ma comunque di affrontare anche dei temi in maniera piuttosto intensa, piuttosto forte, utilizzando anche dei termini magari non comuni. Come sei arrivato, diciamo, a questo tipo di consapevolezza? C'è stato un momento nella tua vita in cui hai detto no, io devo ripartire da qui, devo ripartire da me stesso e devo ripartire proprio da quello che sono, da quello che voglio essere? Certo, più che consapevolezza è stato bisogno, secondo me, bisogno di poter sporcare le mani, macchiarsi il viso, esattamente come nella copertina, e non aver paura di mostrarsi anche così disordinato, colorato, piuttosto che disordinato, sì, era proprio il termine giusto. Consapevolezza di ripartire da zero, che non è proprio zero zero, ma di resettare un pochettino tante cose e di raccontare le cose in maniera ancora più vera, più vivida, più speciale, perché tante volte sono stato in grado di raccontarle, sì, ma solo al 50%. Invece in questo disco sono più vero che mai, più soddisfatto, più integro, più Marco. E tra l'altro per la prima volta sei autore, sei coautore di diversi brani, sì, hai avuto modo proprio di metterti in prima persona, quindi a scrivere. Come sei arrivato anche proprio a credere in te stesso, anche dal punto di vista proprio autorale? Diciamo che c'era molta timidezza e insicurezza. Avevo paura che magari non piacesse, avevo paura di scontrarmi con me stesso. E a volte si ha paura di scontrarsi con se stessi, perché la persona più severa del mondo con me, chi è? Marco, sempre io, quindi mi critico e a volte è autodistruttiva la cosa, non va bene. Invece mi sono liberato insieme a tanti altri pesi con questi bagagli leggeri e ho detto vada così, è giusto che esprima i miei sentimenti, le mie sensazioni, il mio vissuto e lo metta in musica. Spesso si dice che il numero 7 è il numero perfetto, il numero della magia, e già nella prima traccia parli proprio di 7 anni e di 7 giorni. È un caso oppure è qualcosa che cercato? No, me lo stai facendo notare tu. Ah. Sei bravissimo. Okay. No, non l'avevo notato e posso sperare che questo sia di buon auspicio, perché fare questo lavoro è difficile. Non solo per la vita privata, che spesso è esposta a fatti come può essere anche non la costrizione di fare un coming out, ma il bisogno di farlo perché non mi sentivo più veritiero neanche con me stesso, ma è un lavoro difficile proprio per le aspettative che si creano gli altri e che ti crei tu stesso. Quindi dà tanta sofferenza alla musica, ma se dovessi tornare indietro, risceglierei lei, la musica, tutta la vita, perché mi ha dato delle soddisfazioni che tuttora mi dà, delle sensazioni, delle vibrazioni che sono bellissime. E tra l'altro appunto, se per il primo brano dici avrei voluto chiederti qualcosa di più e avrei voluto crederci almeno un po', sì. Parli della musica o parli di te stesso? Parlo di lui, di mio padre. Avrei voluto chiederti qualcosa in più perché non gli ho chiesto mai niente, non l'ho conosciuto. E avrei voluto chiedergli tante cose, in realtà è quasi ironico qualcosa in più, avrei voluto chiedergli miliardi di cose e non ho avuto la possibilità. Avrei voluto crederci un po' di più, perché a un certo punto ho gettato la spugna perché già prima che lui morisse, sentendomi rifiutato da lui, non ho più insistito, ho lasciato che le cose andassero così, perché ero consapevole già a 7 anni che lui non mi voleva conoscere. E mi sono arreso. E poi è morto e non c'è stata più l'occasione. E tra l'altro appunto dici anche non è vero che sei sbagliato e non hai niente da dimostrare. Sì. E questo è importante, perché comunque sì. Soprattutto fa capire quello che può essere la sofferenza che può aver portato comunque a dover credere nella musica, a doversi attaccare con tutte le proprie forze nella musica. La sofferenza e anche la sensibilità, perché spesso si è severi con se stessi
e ci si reputa sbagliati o nel luogo e nei momenti sbagliati o diverso in qualche modo. Ho capito che essere diversi in qualche modo, appartenere a una minoranza, non è una cosa brutta, è una cosa che ti rende speciali, è una cosa che ti rende con un cambio a 8 marce, non più a 6 o a 5, ti rende in qualche modo diversamente speciale. E sempre citando un altro verso del tuo disco, la mia verità così differente dalla tua. Sì, perché i punti di vista sono sempre diversi. Io prendo questo fazzoletto che può essere un quadrato, ok? Nessuno che sa che diventa così, no? Un'altra forma, cioè un rettangolo. E a volte dipende un po' dai punti di vista. Noi siamo sicuri delle nostre verità, ma dall'altra parte del tavolo c'è chi vede delle forme diverse dalle nostre. E non è detto che qualcuno abbia sempre ragione, ma che semplicemente una visione diversa dei fatti. Bisogna accettarlo, bisogna accettare i punti di vista differenti altrui e essere sicuri anche, ma non troppo, del proprio, mettersi in discussione sicuramente. E poi bisogna accettare anche che la felicità non fa rumore. Fa rumore sempre il casino, e fa rumore il dolore. La felicità esplode senza rumore e passa sempre in un attimo, perché io l'ho saputo che la felicità non è eterna e non è prevedibile. La felicità è a picchi, è come un battito cardiaco che raggiunge dei momenti, è proprio per questo che secondo me si chiama felicità, perché raggiunge delle fasi in cui sono talmente belle che viene chiamata felicità. Poi ci sono dei momenti più piatti o dei momenti ancora che stanno magari un po' più down, però la felicità effettivamente non fa rumore. Anche perché, sempre citando alcune frasi del tuo disco, se vinciamo soli restiamo soli e perdiamo in due. È vero, perché l'amore è un gioco di squadra. L'amore è un gioco di squadra, vincendo da soli è come perdere davvero in due, perché tu hai fatto tutto il lavoro da solo e poi cosa ti rimane tra le mani? Solo una grossa perdita. Tra l'altro, questa canzone, Marcolino, è l'inizio e la fine, questa è una delle canzoni che ho scritto io, quindi grande verità per il mio vissuto. Beh, io credo proprio che ci sia tanta verità, tanta libertà all'interno di questo disco, come poi lo è anche nel libro, dove comunque parlavamo di libertà prima nel disco, è libero di amare, diciamo che anche dal titolo proprio fa capire quello che sei, sì. Dove vuoi arrivare e quello che è Marco Carta oggi. Sì, beh, sicuramente sono molto più risolto, più aperto a quello che la vita mi dà. Prima ero un po' più diffidente, sono sempre stato un ragazzo diffidente, ma perché la vita mi ha costretto un po' a essere diffidente. Invece negli ultimi anni ho imparato comunque che aprirsi al prossimo è una cosa bella. A volte ti dà qualche dolore, qualche frustrazione, qualche sofferenza, però secondo me ne vale la candela, perché come noi ci fidiamo degli altri c'è anche qualcun altro come noi che si fida di te e ne vale la pena. E anche l'ultima traccia del disco è proprio un invito, levami il trucco. Eh sì, perché bisogna smascherarsi, bisogna quantomeno essere sinceri con se stessi e con chi ci vuole bene. E a volte ci mettiamo una maschera, un trucco, per non rivelare i nostri sentimenti, perché abbiamo paura di amare, siamo esseri umani, e talvolta a me è capitato di avere paura di mostrare i miei sentimenti. E bisogna farci aiutare da qualcuno che ci levi questo trucco, questa maschera, per vedere bene come siamo fatti dentro. Marco, ma se ti guardassi indietro il tuo percorso, tornassimo a 10 anni fa, che consiglio daresti oggi a quel ragazzo? Marco, lanciati di brutto, andrà tutto bene. Io gli direi questo, perché quando mi rivedo penso che quel ragazzino, perché 21 anni un ragazzino, abbia bisogno di dire andrà tutto bene. Ed è un messaggio che sembra scontato, ma non lo è per nulla. Non lo è, no. Marco, grazie mille, io spero che appunto quest'estate ci saranno anche tante occasioni per incontrarci dal vivo, magari qualche live. Assolutamente sì, stiamo per buttare giù il calendario delle date, adesso speriamo il prima possibile. So che All Music è sempre molto attenta, super curata, grazie. Vi farò sapere, insomma. Grazie di cuore. Grazie a te, buona musica e buona estate. Grazie.